Signore e signori, benvenuti nella pagina Facebook di Metanopoli. Questa è la quarta puntata di Meta TV Home Edition e noi siamo molto felici oggi, sabato 2 maggio, per essere qui insieme a voi. Puntata pazzesca, incredibile, ma non possiamo assolutamente iniziare senza non aver qua di fianco a me il mitico, il grande, il coach Simone Binali! Aspetta che arriva il grande Simo, eccolo! Ehi, ciao Gigi, come stai? Bellissimo, Ciao grande Simo, hai visto che entrata che ti ho fatto questa volta, anche col jingle ti sono musicale? mancato la scorsa puntata. Assolutamente, assolutamente è stata una faticaccia, infatti non vedevo l'ora di iniziare questa puntata che so essere incredibile. È incredibile, davvero. Sarà veramente piena di sorprese, bellissimo. Sarà Bene. veramente Allora, spettacolare. siamo belli carichi, direi di partire subito. Innanzitutto volevo fare un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito in questi giorni, in queste prime 3 puntate. Ragazzi, scrivete, interagite sulla pagina, chiedete insomma anche domande, fate sapere un po' quali sono i vostri campioni preferiti, insomma, le curiosità che vi possono venire intorno appunto al mondo della pallanuoto e soprattutto alla Metanopoli. Allora, se tu Mi sei piacerebbe anche d'accordo. vedere. Assolutamente, e se tu sei d'accordo, Simo, possiamo partire con i primi ospiti di questa grande puntata. Allora, classe 96 è l'esterno marcatore della Metanopoli. Lui ha giocato nel Nervi, nel Bogliasco, in Quinto, insieme a suo fratello. Stiamo parlando di Francesco Brambilla. Vediamo se arriva il nostro Franci. Ciao a tutti, eccolo qua, Eccolo! ciao Francesco, Ciao! Ciao ciao Francesco, ragazzi. ovviamente visto che ci sei anche tu, innanzitutto ti ringrazio di aver aderito Grazie insomma a voi. alla nostra richiesta, ma non sei da solo perché visto che insomma settimana scorsa abbiamo invitato due giocatori della Metanopoli che sono Susac e Sebastian, scusa, Sebastian Susac e Tommaso Busillacchi. Abbiamo voglia di chiamare anche ovviamente tuo fratello Alessandro, classe Certo. 93, quindi il fratello maggiore, esterno offensivo, in questo momento in testa al campionato della classifica marcatori, ha giocato nel Nervi, nel Sori, nel Quinto insieme a te, poi a Verona e con la Sport Manager, di nuovo nel Bogliasco, signore e signori, Alessandro Brambilla! Ciao a tutti. Ecco qua, ciao Ale. Ciao Simo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Intanto grazie Ale per aver messo anche la maglietta, insomma la felpa d'ordinanza, quindi Dai, ci mancherebbe, bene. bene, e anche Francesco vedo, Sempre sul sì. pezzo. Grazie. Allora. Certo. E quando c'è il mio coach qua, non posso sbagliare. Allora, ragazzi, abbiamo una serie di domande da farvi, abbiamo poco tempo, quindi andremo un po' abbastanza veloci perché Certo. vogliamo raccontare un po' la vostra vita, insomma, dentro e fuori, diciamo, la piscina. Simo, vogliamo partire con la prima domanda? Vai, vado io? Vai, Faccio la vai. prima? Hai Sì, perché mi piace sentirti parlare. visto che roba? Ale, la prima è per te. Per Tra me, i vai. due, chi è il buono e chi è il cattivo? Ma io Dai. sono molto buono con lui, anche se magari abbiamo litigato spesso, ma no, siamo tutti e due buoni, non c'è un Sempre. cattivo, non c'è un cattivo, Litighiamo dai. sempre. Litighiamo sempre. No, crescendo sempre meno, crescendo devo dire sempre meno. Fratello minore, la sincerità si sente. Esatto, Sì, ne ho tutte le botte che ha preso. Sentite ragazzi, come state vivendo questo momento all'interno, cioè in questa fase insomma legata alla quarantena, voi che comunque siete abituati ad allenarvi tutti i giorni da quando siete piccoli fondamentalmente, cosa state Ma facendo? allora io ho cercato di non cambiare troppo la mia vita, ovvero studiando e allenandomi durante il giorno. Ovviamente un conto è uscire e un conto è stare a casa tutto il giorno, praticamente uscendo giusto per andare a fare la spesa. Quindi Ok. ho cercato di non cambiare troppo la mia vita stando a casa. Invece tu, Ale?
Ma devo dire che mi sta pesando un pochino, sinceramente, stare tutto il giorno a casa e niente. Diciamo che passo la giornata tra divano, tavolo della cucina per studiare, mangiare, poi un'oretta e mezza di allenamento la sera e questa diciamo che è la giornata tipo. Abbiamo iniziato a fare l'orto però. Allora ragazzi, voi siete di Genova, in questi giorni particolari c'è un momento che insomma per la vostra città e anche per tutta l'Italia è molto importante, che è la conclusione della prima parte dei lavori della ricostruzione del Ponte Morandi. Insomma, come la state vivendo proprio da genovesi questo ritorno, diciamo, alla normalità? Ma bene, cioè, diciamo, finalmente non vedo l'ora che sia tutto finito per, diciamo, poter provare questo nuovo ponte. No, e poi che veramente si torni di nuovo alla situazione di normalità perché è stato un delirio, diciamo, dal punto di vista di traffico, spostamenti, è stato Sì, abbastanza pesante. quella zona di Genova è stata davvero co molto colpita e senza il ponte era diventato ingestibile il traffico, soprattutto in certi momenti del giorno, certi momenti del giorno. Io ti dico, io devo fare, ho il master a Vado Ligure, quindi devo per forza di cose passare in quella Fare da zona lì. lì, e quindi durante il giovedì e il venerdì, che sono due dei giorni del master, ci metto veramente un'infinità. Allora, Però bel bene, noi, infatti, segnale comunque in che si poco stia tempo, tra rivolgendo al l'altro. termine la ricostruzione, insomma. Sì. Infatti, la quarantena ha aiutato, per modo di dire. Allora, Almeno una cosa. un'altra domanda che vi vogliamo fare è, cioè, voi siete genovesi dentro, nel cuore, insomma, gente di mare, ma vi chiamate Brambilla di Civesio di cognome. E tra l'altro, di Bravo. Civesio, È un sapete che paesino, è è un un paesino. paesino vicino a San Donato Milanese, cioè dove venite poi ad allenarvi, quindi è un cerchio, ma perché i vostri genitori sono milanesi, perché Brambilla è un nome tipico, uè, Brambilla è un nome tipico milanese fondamentalmente. No, ai genitori no, però gli antenati, chiamiamoli antenati, sì. Ok, Diciamo, quindi neanche i nonni, Brambilla hanno forse. invaso Genova praticamente. Allora, vi facciamo una Esattamente. serie, visto che siete due fratelli, visto che avete giocato insieme, visto che state giocando insieme, vorremmo farvi una serie di domande, insomma, una serie di domande a bruciapelo, 9 domande a bruciapelo. Simo, se vuoi parto io con la prima, Vai, ok? vai tu. Allora, preferite la City di Milano, cioè il vivere nella metropoli, oppure il mare di Genova, l'aria marittima della vostra città? Vai, Ale, Prego, inizia tu. vado io, non, Sì. guarda, Genova tutta la vita, mi spiace. Grazie. Il mare, io non Invece ce la faccio. Francesco lo vedo più Ne in seconda terremo conto per la pace. prossima stagione. Ok. Scusate, è andata via la linea per 2 minuti. Vai tranquillo. Vai Simo con la seconda domanda. Per Francesco questa, abbiamo letto in un'intervista che sei un grande appassionato di basket NBA, quindi squadra Abbastanza, dai. preferita e giocatore preferito. Ma oggettivamente non ho una squadra preferita perché diciamo seguo molto LeBron James, quindi adesso gioca nei Lakers, quindi direi che Ok. preferisco i Lakers. Bene, bene, bene. E invece, visto che tu sei un appassionato di pallacanestro, so che tuo fratello è un grande amante delle arti marziali ed è per questo che vorremmo vedere in diretta qui una mossa di jiu-jitsu. Io no, appassionato, appassionato. L'ho Ale, praticato. devi stare attento alle interviste che rilasci, perché poi possono rivolgersi contro di te. Io credo che di non averlo mai detta questa cosa, tra l'altro. Almeno una mossa, il primo kata, insomma, ci sarà il kata di jiu-jitsu. Non me ne ricordo mezza. Ma Poi senti, non ho la cavia. Jiu-jitsu è Eravamo quello con troppo la piccoli. spada o è solo... No, jiu-jitsu corpo No, a corpo. prese. È corpo a Ah, corpo. Sono prese. ok, perfetto. Vai Simo Eravamo con la troppo prossima piccoli. domanda. Questa è un po' per tutte e due. Il film più emozionante che avete visto al cinema? Film più emozionante. Stai sulla mia stessa linea d'onda, Fra, dai, su. Ci siamo alzati in Ok. piedi. Oh, Farò un po' ridere basta che questo. non sia Giovannone a coscia lunga, No, capito? è anche recente, Fra. Avengers No. Endgame.
siamo andati a sembravamo due bambini. Ci siamo alzati in piedi nel momento in cui Capitan America ha impugnato il martello di Thor. Quindi okay. Sì. Ci hanno guardato parecchio male. Mi faccio molto anch'io in quel film. Vi faccio una domanda un po' più che, se volete, potete anche non rispondere, ma se rispondete è divertente. Dice, allora, vedo che vi piace molto il cinema e quindi da ragazzi penso che siete andati qualche volta al cinema. Quando è stata la prima volta, anzi, quale film avete visto ed è stato anche il momento in cui avete limonato per la prima volta al cinema? Cioè, sai che non mi ricordo. Scusate, ci sono le vostre fidanzate lì vicino? Da me sì. Io non sono fidanzato. Ok. Va bene. Guarda, forse, sì, forse un film di De Sica e Boldi. Ah, proprio cinepanettone, quindi. Sì, sì, qualcosa, deve essere stato qualcosa del genere. Vai. Sai che non mi ricordo. Sì, perché guarda che io ti ricordi. Sappiamo, Ale, non ti preoccupare, vai, non ci ricordiamo neanche noi. Sesta domanda, vai. Anzi, sesta, questa, Ale, per te, che sei super appassionato di How I Met Your Mother, chi è il tuo personaggio preferito e chi ti anche dici? Io, Però, frate, non ti abbiamo mai visto con la cravatta. La cravatta, sei... Con le papere, mi spiace. Non me l'hanno detto. Non me l'hanno Guarda, detto. Simo, ho due personaggi preferiti, poi Barney e Marshall. Okay. Però Barney è abbastanza imbattibile, proprio. Ho comprato il playbook, il bro code. Ah, proprio dentro, quindi. Sì, sarò tipo al 27esimo rewatch della serie TV, adesso la sto guardando tutta in inglese, sono... Addirittura. Non riesco a non vederla, cioè io finisco l'ultima puntata e subito dopo metto la prima della prima. Che faccio? Senti, è una malattia. Faccio una domanda a Francesco prima di entrare in vasca, magari durante una partita importante, poi chiaramente sentiamo anche il parere di Alessandro. Qual è il brano, il pezzo musicale che vi dà la carica, insomma, quello che è... Ma allora aspetta, ti fermo. Io e Ale, sicuro vale anche per lui, non abbiamo prima delle partite un pezzo musicale, ma un film che è Remember the Titans, che quando vivevamo insieme, prima di ogni partita lo guardavamo, se c'era proprio la cabala. Sì. Bello. Quando facciamo i pre-partita insieme, è capitato quando abbiamo giocato col Camogli a Genova, io ero sceso il giorno prima, sono stato a casa sua e abbiamo guardato quel film. Che era la qua. Fantastico. Ha portato bene. Certo, partitone pazzesco, vinto per un punto solo, tra l'altro. Per due punti, sì. Okay. Pazzesco davvero. Clima per un genovese battere il Camogli? Con una squadra di Milano? Ma non è tanto per un genovese, ma è per... Noi siamo cresciuti a Nervi e c'è sempre stato il derby Nervi-Camogli, come se fosse sempre un derby alla fine. Okay. Cioè, è stata una bella partita, molto sentita. Senti, nella settimana scorsa abbiamo intervistato Busillacchi e Susak e praticamente gli abbiamo chiesto che cosa succedeva dentro lo spogliatoio prima e dopo le partite. Ed è venuto fuori che, ad esempio, Busillacchi è un urlatore, mentre Sebastian Susa, che invece lo chiama il benzinaio perché mette benzina sul fuoco. Voi avete... Sì, è un birbante. Io dico, Francesco, c'è una caratteristica di tuo fratello che può venire fuori e che è riconducibile, insomma, lo caratterizza durante il pre e il post partita? E la stessa domanda poi la giriamo ad Alessandro. Ma no, se guarda, mio fratello è sempre vittima di qualche scherzetto, qualche battuta. Okay. Lo punzecchiamo spesso. E per te invece, Ale? No, invece Fra, stesso discorso. Il problema è che è molto più permaloso di me, quindi sì, mi ruggia tutto con la zona. E questo è vero. Sì, perfetto. Dai. Ok, allora dobbiamo stare quindi, Ale, fare tanti gol e segnare non aiuta. Non aiuta, no, anzi, è ancora peggio. Anzi, sono quelli proprio. A proposito... Me lo menano. Esatto, Simo, magari potremmo fargli una domanda a proposito dei gol che hanno fatto in campionato, secondo te? Quello sì, per esempio, Ale, ti punzecchiamo un pochino. Francesco, le ultime partite si è un po' invertito il trend, il fratello segnava
pelino di meno, diciamo, rispetto alla sua media abituale, tu invece un po' di più, ma l'avremmo ripreso entro la fine del campionato? Non lo so, perché quando si gioca con mio fratello in acqua bisogna avere due palloni, uno per lui e uno per gli altri, quindi non lo so. Scusa Ale, ma vorresti dire qualcosa ad esempio Alessandro Di Somma, che sappiamo che insomma ti stava vicino, ti stava recuperando, ma so che rosica un po' per non essere in testa alla classifica dei... No, guarda, ce lo menavamo sempre, infatti mi rompeva le palle dicendo che mi metteva stress, però non voleva superarmi. Vero? Ok, fantastico. Aspetta, scusa. Attenzione, colpo di scena, colpo di scena incredibile. Aspetta, poi chi entra? Ciao. Allora, no, non eccolo. Scusate. Colpo di scena. Scusate, ragazzi. Alessandro Celia, direttore sportivo della Metanopoli, Alessandro Di Somma. Sì, ragazzi, scusate, ma prima di dire qualsiasi altra cosa ho bisogno di intervenire, perché mi ha suonato il cellulare, perché praticamente si parlava di questo argomento nelle scorse settimane abbiamo ricevuto un sacco di messaggi di ragazzi, ragazzini che diciamo che sono permessi di dire che Ale Brambilla non me la passava. Io quindi non posso non difenderlo dicendo che è assolutamente vero. Cioè, lui giocava, lui ha fatto 10 partite solo esclusivamente per segnare, senza guardare, ha chiesto a un certo punto anche una calotta di colore diverso, voleva giocare da solo. Vero. Cioè, questa comunque, è la verità. Comunque, quindi, Alessandro, Di Somma, è vero che intanto volevo salutare Alessandro Celia, lo teniamo in stand by un secondino perché lo vedo bello carico, insomma. Ciao. C'ha il taglio da guerriero. Esatto, vabbè, oggi è cattivo. È un sorpresone, insomma. Sapeva che ci sareste stati voi, ragazzi. Si è preparato. Non pensavo. Non potevo mancare. È vero. Però, perché scusami, siamo impegnati anche nel sociale, quindi Ti mi hai chiamato anche ieri. Appunto, ti tengo sotto controllo, no? Esatto. Scusate, però, io voglio solo giusto dire due cose a livello di classifica capocannoniere. Abbiamo Alessandro Brambilla in testa, 38 punti. Poi segue cos'è che sono? Non hanno aggiornato le cose. Oscuratelo. Esatto. Sono i due in che terza, hanno tolto dalle Di Somma, giusto? In terza c'è Di Somma, ma tra due litiganti, attenzione, perché della Torino 81, la Reale Muto 81, c'era subito dietro un certo Ivan Vuksanović. Scusate, sì, ma fermi un attimo, ragazzi, fermi, sorpresa. Attenzione, Ivan! Ciao ragazzi. Ciao Ivan. La prima parte del campionato mi stavo solo scaldando per superare Alessandro. esatto. Ma tutti così, lo lasciavamo andare apposta, perché si fa come si fa con i bambini, infatti, lo lasci un po' giocare, poi arrivi, no? Ciao Ivan, è un piacere averti qui, grazie mille per questo intervento. Sapevamo che c'erano i fratelli Brambilla, quindi visto che insomma vi giocate la leadership, volevamo insomma fare questa sorpresa insomma ad Alessandro. Ascolta, tra l'altro Simone, mi confermi che Ivan è anche insomma il testimonial di Delfina, giusto? Sì, diciamo che il nostro sponsor tecnico, che ha visto anche una bellissima mascherina che state facendo in questo momento. E infatti al posto di roba tecnica il prossimo anno vediamo le mascherine, che serviranno di più che il costume. Sì, mi sa che serviranno di più. Infatti. Ivan, sì, infatti... io ti ringrazio di aver partecipato. Vogliamo ricordare che Ivan Vuksanović ha giocato nel Partizan e nella Stella Rossa di Belgrado, nazionale macedone, ha girato l'Europa, insomma... E da 7 anni gioca nel Torino, dove è riuscito anche ad andare in A1. Dieci anni.
da cioè, sì, mi mancano sempre due pezzettini. Sì, prima hai rubato due gol all'Alessandro, adesso mi hai rubato tre. Esatto, dovresti essere contento. Ah, Ivan. Senti, Ivan, tu da serbo di ferro, visto che sono 10 anni che sei a Torino, ma un po' l'accento torinese l'hai preso? Ma non lo so, dico di sì, però mi sembra che abbia l'accento slavo, tutti i serbi, tutti i slavi hanno un accento particolare di italiano. Ok. Confonde. Senti, speriamo di vederti al più presto. A questo punto io direi, Ale, noi ci vediamo tra poco con il tuo angolo, so che ci sono delle sorprese importanti. Quindi io anche sì, esatto, anch'io vi saluto, perché poi sennò Ale Brambilla si arrabbia, si rubo di nuovo la scena. Esatto. Vado via. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao Ale. Allora, ciao Ale. Ciao Ivan. Ciao Ivan, grazie mille. Ragazzi, ciao, un abbraccio, Ivan, ciao. Allora, senti, so che con il rapporto che c'è tra voi e Alessandro Di Celia è molto stretto e molto forte. Com'è, insomma, averlo come direttore sportivo, insomma? Io l'ho sempre vista nervi menare la gente quando ero bambino. Per me vale la stessa cosa. Poi è da 2 anni che ce l'ho come dirigente sportivo. No, è bello, bello rivederlo in questa veste. Mi mette l'ansia solo a guardarlo. È vero. È meglio averlo amico o nemico, secondo voi? Amico tutta la vita. Grazie, scusa, che belli che siete. Allora, io direi a questo punto, se tu sei d'accordo, Simo, se non vuoi fare magari qualche altra domanda, salutiamo Alessandro. Assolutamente sì. Brambilla di Civese, che ci hanno, insomma, dato la possibilità di fare una chiacchierata con loro, di sapere un po' la vostra vita, e speriamo di vedervi in acqua presto, ragazzi. Grazie mille. Vabbè. Dai. Grazie a voi. Ragazzi. Ciao, buona, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Signore e signori, io volevo presentare il leone di nervi, un grandissimo centro boa, direttore sportivo della Metanopoli, ed è grazie a lui, e dobbiamo dirlo forte, se la Meta oggi è qui a giocarsi la possibilità di entrare in Serie A1. Senti, grazie di aver accettato questo invito a parlare con me, con Simone. Grazie a voi, per me è un piacere. Ho seguito qualche vostra diretta streaming, è molto bello, perché è un nuovo modo di comunicare, di tenere la gente nonostante questo momento di assenza forzata dagli impianti, dallo sport, ancora legata, no, a questo nostro progetto, ai giocatori della prima squadra, che magari per qualcuno o per molti di tanti ragazzini sono idoli, quindi grazie a voi per quello che state facendo. Ci mancherebbe, anzi. Senti, grazie Ale. Abbiamo pochissimo tempo, cerchiamo di farti più domande possibili. Simo, vai con la prima. Allora, Ale, sei passato da essere un grandissimo giocatore, anche un grandissimo dirigente, visti i risultati che abbiamo ottenuto, ricordiamo le 3 promozioni negli ultimi 3 anni. 2 parole per raccontare la scommessa Meta, che hai accettato e sposato. Ma non è una scommessa, nel senso, c'è sempre stata una progettualità, no? Di cui tu, Simone, Alessandro De Marco, siete poi i principali artefici, siete voi che avete creato questa società. Per me è molto suggestivo, è molto bello essere potuto rientrare in quella società dove magari portava un altro nome, ma l'ossatura era quella, la location era quella, che era la ex sportiva SNAM. Quindi, insomma, terminare tutto là dove si è iniziato è, secondo me, una cosa molto bella, nel senso, il coronamento di una carriera che non necessariamente doveva essere solo in acqua, ma si sta compiendo anche fuori dall'acqua. Quindi non è stato un accettare un qualcosa, è stato un far parte volentieri e credere in un progetto. Ottimo. Senti, sei stato capitano del Nervi per tantissimi anni. Com'è il tuo rapporto con la Liguria e con questa squadra? È stato un legame molto molto forte quello con Nervi. Sono stato oltre 10 anni in quella società, un legame molto forte. Scusami Alessandro.
aspetta perché abbiamo un'interferenza, non riesco a capire. La vedi anche tu, Simo? Sì, la vedo anch'io. C'è un'interferenza. Aspetta un attimo che verifichiamo. C'è un paperino? C'è un personaggio misterioso. Non lo so. Allora, sopra. Senti, Alessandro Celia, prova a cercare di capire se riesce a riconoscere che è questo paperino che si sta impossessando della tua diretta in questo momento. Paperino, puoi fare delle domande se vuoi. Esatto, per dare una mano. Esatto, prova a dire, insomma, vi siete mai picchiati, giusto per capire? Non sente. Paperino. Sì, migliaia. Stai chiamando Alessandro Celia, guarda che potrebbe essere pericoloso per te questo momento. Chi si incula? Chi se ne incula, Celia? Chi se ne incula? Dacci una mano per farci capire chi sei. Innanzitutto, sei piccolo o sei grande come lui, giusto per capire? Ce l'ho piccolo come lui, ce l'ho piccolo. Senti, Alessandro, scusami, noi chiaramente dopo di questa partiremo per la Serbia e andremo a trovare Ivan. Senti, puoi avere delle idee su questa, su chi ha il coraggio di poter dire delle cose del genere nei tuoi confronti? No. Allora, ma sei un giocatore di pallanuoto? Paperino, sei un giocatore di pallanuoto? È veramente assurdo questo. Non lo so, magari... Scusa, con chi ti sei mai trovato, Alessandro, ad avere un rapporto di estrema conflittualità in campo e invece amici nella vita? Tanti. Prova a dirne un paio. Magari qualcuno che, insomma... Ma se non mi date qualche indizio, è molto, come posso dire, insomma, gli piace la birra, diciamo, dai, sì, gli piace talmente tanto la birra che la produce anche lui. Esatto. Ti ricordi quando dormivamo insieme? Ah, sì. Signore e signori, a fare una sorpresa ad Alessandro Celia, il campione olimpionico a Londra 2012 con l'argento, mondiale a Shanghai 2011, due volte World League nel 2012 e nel 2011, signori, Amaiu! Vecchio mio, vecchio mio! Adesso vi potete anche picchiare tranquillamente. No, voi... non è mai successo. No. Vecchio, ma che ti sei fatto di capelli? Sì. Avevo caldo. Senti, Alessandro, ti aspettavi questa sorpresina? No, è stata una bellissima sorpresa. Maurizio è un caro ex compagno di squadra e carissimo amico. mi fa molto piacere questa sorpresa. Vecchio! Scusate, ragazzi, siete... Purtroppo devo ammettere che quando facevamo panca orizzontale insieme... mi ha fatto soffrire, Dio santo! Mi ha fatto soffrire! Ascolta, Perez, voglio farti una domanda veloce a tutti e due. Siete 4 metri in due, oltre più o meno 200 kg, diciamo, dai. Chilo più. Lui pesava più di me. Ma quando vi trovate in piscina, secondo voi, entrate in acqua, c'è rischio tsunami? No. Non ci siamo mai picchiati. Speriamo di non trovarci in mezzo voi due, ragazzi. Anzi, lo sai qual era la situazione? Era così, guarda. Ci staccavamo soltanto quando io andavo a casa mia, che finiva l'allenamento a Nervi, e lui prendeva la macchina. All'epoca mi sembra che c'aveva una BMW Serie 1. Ah, hai capito, Celia. E se ne andava, ecco, solo a dormire. Okay. Appena apriva gli occhi. Ciao, vecchio, come stai?
ci prendiamo un caffè. Ok, senti, Simo, vuoi partire con la seconda domanda a questi due mostri sacri della pallanuoto? Vai. Ragazzi, come si gestisce un rapporto di grande amicizia in acqua, o meglio, fuori dall'acqua, e poi di grande competitività in acqua? È facile? Viene naturale? Come la vedo io? Sì. Guarda, secondo me un rapporto di amicizia, ma già si vede subito al primo giorno. Cioè, c'è proprio empatia, ok. Sì, si vede subito dal primo giorno. È nata così. Mi ricordo che sono arrivato a fine agosto al Porticciolo, l'ho beccato lì e da lì non ci siamo più staccati. Sono passati quasi 10 anni, Ale, di più. È un po' di più. Sì, 12 anni sono passati. Ale, tu e da lì non ci siamo più staccati. Ma la cosa del pezzo di questo qua, è che si è legato pure alla mia famiglia. Sì, hai capito. E l'amico quando viene qui in Calabria, non hai capito come l'aspetta. È vero, perché tu adesso sei a Cosenza, giusto? Vivi a Cosenza. Sì, e ogni volta che lui scende con tutta la banda si deve fermare qua obbligatoriamente, sennò veramente i calabresi lo ammazzano. Lo so, esatto. Senti Ale, confermi le parole di Ama che sulla domanda sì, che ha fatto Simone? Sì, assolutamente. Ma poi l'amicizia fuori dall'acqua, anche se poi abbiamo giocato contro, perché lui andò al Posilli, poi io rimasi a Nervi. Cioè, porta anche tanto rispetto, no? Quindi certo. Difficilmente in acqua, se non un contatto fisico che fa parte del nostro ruolo, perché lui è un marcatore, io ero un centro, ma è tutto nel massimo rispetto. Sì, ma tu hai detto una cosa bella, rispetto. Amico mio, mi dispiace dirtelo, ma sta morendo questa parola? Esatto. Ma perché i giovani non sono più educati bene come una volta. Purtroppo hai ragione. Allora, colgo l'occasione per cioè tu hai una storia incredibile e speriamo un giorno di poterti avere qua di intervistare e raccontare la tua vicenda sportiva anche a tutti i ragazzi che ci seguono. Ma che cosa direste voi due, tu come direttore sportivo, tu come giocatore che ha vinto molto, come allenatore importante, ai ragazzi di oggi, a proposito del rischio, della fatica? Io la prima cosa che direi, non smettere mai di sognare. Wow, bellissimo. Ho vinto un campionato del mondo con 35 anni, sì, quando tutti quanti appendono il costume, e poi trovare un vecchio che ti mangi la testa e ti dica cose sane, perché ogni tanto mi partiva la brocca. Sì, sì. E lui mi ascoltava, Celia mi ascoltava, e quando finivo di parlare mi diceva: guarda, ci sono due binari, o questo, vedi tu, secondo me dovresti fare questo, questo, questo. Allora, il coach è molto importante per voi. Fa la differenza. L'allenatore, cioè chi ti dà le indicazioni è fondamentale, soprattutto per te, insomma. Io sono arrivato a Nervi, sì, con un allenatore che ha fatto la differenza nella mia carriera, ma allo stesso modo difficile, Baldinetti, che salutiamo, insomma. Sai che il figlio di Baldinetti gioca nella Metanopoli, speriamo di avere il prima possibile qua. Per me Gu ha fatto la differenza, ma di brutto. Okay. Di brutto. E in quegli anni lì, che la pallanuoto aveva un livello altissimo, io e il vecchio Celia ci facevamo 4 tempi, in 2 ruoli molto semplici, marcatore centro. Allora, Ama, abbiamo pochissimo tempo, sappiamo anche che al di là della tua immensa storia sportiva hai avuto anche una parte legata al mondo della televisione, ed è per questo, non ti voglio chiedere assolutamente nulla, ma ti chiedo una cosa, ma secondo te riuscirai mai a portare Celia Alessandro a ballare? Mai! Mai! Ci ho provato in mille modi, gli ho regalato una grappa, bevendo vodka, birra, rum, ciao, mi ha salutato sempre, quindi è impossibile. Lui è portato, sa sculettare. Peres, una domanda disinteressata, ma proprio disinteressata. E invece, quando ci fai
venire qualche prova della tua birra Zion, che è buonissima e consiglio a chiunque sta guardando di... io vengo a Milano con voi, ma ce la beviamo insieme, ok? Okay. Assolutamente sì, la birra bisogna sempre berla insieme. Sì, assolutamente sì. Senti, ma il tuo cantante preferito, cioè, si dice Zion o Zion la tua birra? Iron, like a lion, like a lion in Zion. Allora, si dice Zion, birra Zion. Magari. Bella lì. Però senza fumare. Forever. Senza fumare. Sì. Ok, allora l'ultimissima battuta e siamo felicissimi di avervi qua, grazie Perez per questo tuo cameo, per questa presenza in questo momento. So che tra l'altro in Italia hai conosciuto l'amore e hai sposato una ragazza italiana, una ragazza Ale sa tutto. Ale sa tutto, non lo sa storia. Femminista, lì è schiavo. Se sua moglie è calabrese sicuramente, e per questo voglio farti una domanda, che però devi essere sincero, Ama. Mi devi dire se tu preferisci il peperoncino piccante cubano o calabrese? Calabrese. Fantastico. Subito calabrese. Ok, allora ragazzi, noi ci siamo, ringraziamo Alessandro Celia e a Marius Perez per grazie aver a voi. Partecipato a questa... Un bacio raga, vecchio mio! Prometteteci di ritornare a parlare di pallanuoto, magari di raccontare anche... Io non ho problemi. Dai, assolutamente. Un bacio raga. Allora... Vi chiedo soltanto, Simo, se tu sei d'accordo, gli facciamo lanciare l'angolo di somma, dove c'è tra l'altro un campione del mondo, un certo Nicolò Gitto, che ha lanciato degli skill. Che vuoi dire che qualcosa? Padre, oddio, Gitto, grande Gitto. E ci sono un po' di ragazzi, ma amici. All'abbonamento ai social quel ragazzo. Ok, poverino, massacrate tutti quanti. Ma non è vero, gli vogliamo bene. Ok, okay, allora se mi fate questo favore, al mio 3 l'angolo di somma. Ci siete, ragazzi? 1, 2, 3, vai. L'angolo di somma con Alessandro Celia e Amarius Perez. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Sì, ciao, grazie a voi. Grazie, ragazzi. Ciao. Ciao. Ed eccoci ritornati in questa seconda parte di puntata. Simo, una prima parte pazzesca, ma vedo che è arrivato qua insieme a noi il nostro incredibile Alessandro Di Somma! Ciao a tutti! Ciao Ale! Ciao, buonasera! Ciao ragazzi! Che spettacolo, però, fino adesso! Sarà Perez, dura, fare di più! Perez e Celia insieme, i fratelli Brambilla, senti! Volevo chiederti due cose, ma allora facciamo anche un po' il punto della situazione su che cosa è successo nelle puntate precedenti dell'angolo di somma. Sappiamo che, insomma, Nicolò Gitto ha lanciato una sfida in risposta a quello che aveva fatto Stezza Luongo, giusto? Ma sì, assolutamente. Diciamo che è partito un po' per gioco, poi sta prendendo veramente dimensioni incredibili questa sfida e queste sfide continue. L'ultima volta abbiamo visto Stefano Luongo che ha fatto una serie addominali che è degna di qualsiasi crossfitter, una cosa incredibile, ai limiti dell'umanità. Oltre proprio, ai 400. Sì, una cosa ma veramente incredibile, difficilissimo da eguagliare. Però Nicolò ci ha sorpreso facendo una sfida diversa, no? Ci aspettavamo tutti una prova fisica e invece alla fine ci ha messo a durissima prova con la sfida della mano, che io non ce la faccio ancora adesso, tra la settimana che provo, ma esatto, non ce la faccio. Senti, Ale, se non sbaglio, alla fine della puntata, insomma, Nicolò Gitto ha tirato fuori due nomi importanti. È lì appunto che viene il bello, perché non ce lo aspettavamo. Oltre alla sfida ci ha sorpreso anche con la scelta di nuovi sfidanti, no? Tirando in ballo, certo, due mostri sacri di questo sport, che sono i fratelli Bresciutti, Nicolas e Christian, che vediamo, io sono curiosissimo perché non so cosa aspettarmi da questa,
da questa, secondo me, questa reazione, ecco. Secondo me non ci sono, Simo, tu sai, hai avuto notizie, perché non so. È talmente difficile da fare quella roba qui, che secondo me ha deciso di non venire. Allora, vediamo. Infatti, guarda. Facciamo così, vediamo se hanno accettato. Vediamo se c'è Nicolò, il capitano della Metranopoli, vediamo se è in collegamento, mi sembra di... forse sì. Allora vediamo, signore e signori, è ancora con noi oggi il capitano, campione del mondo a Shanghai, Nicolò Gito! Buonasera a tutti, buonasera! I fumogeni la partita. Oggi stiamo evolvendo. Sì. La roba... Com'è, ragazzi? Va bene? Noi stiamo Nico, bene. Guarda, dobbiamo veramente chiederti innanzitutto qual è il tuo segreto per questa sfida qua, perché io mi sto slegando le dita, ma continuo a sparare il polso in tutte le direzioni. Esatto. Ma qua, esatto. Quando si chiama in mezzo alla gente come me, ragazzi, qua non si scherza. Cioè, cosa pensavi di fare, non lo so, i saltelli, esatto, con la corda? Esatto. Pettinare la bambola, cosa volevi fare? Io pensavo quei saltelli con la corda, guarda. Diciamo che ci hai sorpreso. Saluta. No, volevamo salutare il piccolo Gabriele. Esatto. C'è Leo, Gabri, che stanno giocando. Farti i complimenti anche per lo splendido quadro che hai dietro. Man mano stiamo scoprendo tutta la tua casa. Questo, ragazzi, l'altra volta c'erano i mappamondi. Stavolta ho girato. E quei quadri, anche se il pezzo, la parte più vista del luogo dove vivi è il tetto, vero? Il tetto è la sbarra del tetto per fare le trazioni, soprattutto. E quella è la parte più vista. Comunque non è male quel quadro, per averlo fatto tu non è male comunque. È bellissimo. Allora, guarda, per soli 10.000 euro è tuo. Sì. È regalato praticamente. Farone. Ci penso. Posso arrivare a 8 perché sei un amico mio. Va bene. Alessandro, ma secondo te è riuscito a far sì che i fratelli cresciuti accettassero la sfida? Io non lo so, innanzitutto bisogna capire se ti hanno risposto al telefono, ti rispondono al telefono quando li chiami, perché secondo me... Lui era sicurissimo. Sei bloccato poi. Esatto, a parte, vabbè, che Cristian, ho chiamato a volta, oh, ma che è sta roba, mi ha mandato un video, stai calmo, no, non t'agitare, respira, quindi sarà un po' subito agitato. Nicolas, un po' ce l'ha fatta, non lo so... incrociava le dita, le mani, ha capito neanche lui. Però, ragazzi, spero che abbiano ricevuto l'invito. Proviamo a chiamarli. Sei tu che hai il contatto con loro. Proviamo a chiamarli, vediamo se ci sono i fratelli Cristian e Nicola. La finestra, cresciuti. Vediamo se ci sono, se riusciamo a chiamarli. Attenzione, perché signore e signori, qui nell'angolo di somma abbiamo Cristian e Nicolas. Eccoli, grande Ale. Ragazzi, abbiamo i grafici degli ascolti, c'è stata un'impennata veramente da tutta Italia. Sì, esatto. Perché hai sentito Nicolas. Hanno visto Nicolas. Sì, eh. Oppure i grafici sono impennati perché quando Nicco parlava che diceva tutte quelle cose, capito? Allora esatto, ma quelli che sì, assolutamente. Ma volevo un attimo chiarire una cosa per Luigi, perché è importante chiarirla. Ci confermate che Brescia non è in Veneto, vero? Perché abbiamo il dubbio in questa puntata. È in Veneto? Ma no, ma perché... Voleva farvi dire qualche stornello veneto. Io ho detto, allora, diglielo, poi non so che cosa ti possano rispondere. Ma vabbè. Occhio che Cristian è nato a Venezia, eh. Quando parli di Veneto, vedi, mi ha fregato questa cosa, perché so che voi siete romani, insomma, di origine, anche se Cristian è nato a Venezia. Sì. Però poi dopo vivete a Brescia, e quindi ho detto magari gli facciamo fare una frase in dialetto veneto, pensando al fatto che eravate nati a Venezia, ma
ovviamente Alessandro mi diceva: ma perché continua a dire che devono fare un dialetto veneto se vivono a Brescia? Ma perché Brescia dov'è, scusa? In Veneto? E invece no, Brescia è Lombardia, specifichiamolo. Hai avuto il coraggio di dirlo, tra l'altro, cioè, grazie, hai avuto il coraggio, ragazzi, di confermare comunque ciò che hai detto. Un consiglio per tutti: quando parlate con Ale dovete stare attenti a quello che dite, perché poi vi tira un colpo basso come questo. Allora, io so che siete, amici, e mi permetto di fare un altro colpo basso invece ad Alessandro Di Somma, perché ha detto: però non diglielo, prova a chiedere lo stesso se Brescia è in Veneto, che magari loro non lo sanno. Ho detto: mi tendo la trappola, no? Ho detto, magari anche loro Veneto. Adesso è quasi ora dell'aperitivo, quindi faccio un aperitivo e te parlo pure Veneto, non c'è problema. Parla pure il tedesco ogni tanto. Esatto. Ragazzi, esatto. Tra l'altro volevo dirvi che vi ha lanciato a Marius Perez, nella grande, grande Marius. Ma 5 minuti fa era qua con noi insieme a Alessandro Celia, a Marius Perez, e vi fa un sacco di saluti, insomma. Grande Ama, lo salutiamo con tanto affetto, anche se lo sentiamo tutti i giorni, però ok, lo salutiamo tanto. Allora, scusate, ma vedo di la finestra ai miei figli, che sennò qua andiamo più forte, aspettate, pure. Ora c'è una palla di sotto. Ecco, se state in silenzio, sentite Nicco come bravo a sgridare i figli. Era bello se ti alzavi le rimutande. Anche il pantalone tirato così andava bene. È vero. Beh, Ale, tu hai una figlia di 2 anni, giusto? Se non... Quasi 2 anni, sì, sì. Esatto. 2 anni, sì, sì, che è stato fantastico. No, fa tutto bellissimo, la quarantena poi è bellissima. Sì, quando c'hai figli così piccoli è una cosa leggera, ti passa proprio veloce. Questi 2 mesi qua sono passati velocissimi proprio. Okay. Guarda qui com'è ringiovanito dopo questa quarantena. E invece, se non sbaglio, Gitto è, al di là del fatto che c'è una forte amicizia tra di voi, ma è anche imparentato con voi. Com'è questa situazione? Tragica. Mamma mia. No, è bene, è divertente. Dai, diciamo che sì, le nostre mogli sono sorelle, quindi noi siamo proprio parentati strettamente. Ma chi è che ha fatto conoscere la sorella? Cioè, è stato Gitto che ha presentato la sorella a Christian o viceversa? Cioè, chi è che... Come è stato il... No, viceversa. Un merito, Piatelo, dai, un merito ce l'hai. Io ho fatto conoscere sua moglie a Nicco. Okay, infatti la moglie di Nicco non ti parla più. La sorella di tua moglie. Sì, ha detto: senti, quando mai, ragazzi, un giorno sono venuta in piscina con te. Ragazzi, ma solo un commento da familiari. Un giudizio sull'attività social di Nicco Gitto. No, io... Dillo che no, devo dire che vabbè, lui secondo me sta facendo una grande cosa, è convinto, poi sono dei pensieri diversi, io lo conosco, quindi a volte mi viene da ridere quando lo guardo, ma perché lo conosco, però sta facendo una grande cosa, e tanti giovani pallanuotisti, e gli va dato merito che lo sta facendo anche bene. Non solo pallanuotisti, tra l'altro, cioè non solo pallanuotisti, ma tutti gli appassionati di sport o chi si vuole mettere in forma, quindi sì. Sono uno di quelli. Poi devi essere capace, ragazzi. Io ci riuscirei. Premetto che sto studiando per questo, quindi nulla è fatto al caso. È tutto molto senza senso, ma mai lasciato al caso. Ecco, io non lo volevo dire senza senso, però l'hai detto te, ma va bene. Certo, va bene. È parte di noi il senza senso, funziona, del pallanuotista in generale. Esatto, bravo. Però funziona, però funziona. Allora, sì, avete provato? No, io no. Io sì.
Io, come sapete, sono giovane, sono molto giovane, però faccio un mio programma personalizzato per mantenermi così giovane. Quindi preferisco non esagerare, come Pandico, se non rischio che mi faccio male. Invece Nichi mi dà la soddisfazione. No, è normale, vabbè. Dovete vedo tutti i giorni, apro il telefono, c'ho sempre la faccia tua, vabbè, ci provo, che devo fare? Fammo fare una volta, è uno. Scusate, ma a proposito delle sfide, ma voi avete una sfida da lanciare magari a qualche altro vostro atleta, amico, compagno di squadra? Sì, innanzitutto, ragazzi, innanzitutto vogliamo vedere se siete riusciti a fare quella di Nicco. Io ho le dita che mi partono. Era così? Eccola! Guardali! È il segreto dei fili della lupa, Però scusa, faremo vedere anche Cristian, Faccio una fatica... Non sono riuscito a collegare i fili piazzalli come le marionette, però sono molto bravo, guardate, cioè, ho imparato molto, guarda, uno, due, io super, provato, ma non c'è super, super. Buoni raga, che si rompe il vetro, dire che sarà arrabbia zio, dire che si arrabbia zio, oh, Gabrielino, vedi che anche proprio una maglietta, insomma, certo. Esatto. Del Venezia, vedi, del Venezia Calcio, vedi, del Venezia Calcio. È stata una scelta imposta o naturale? Perché di solito questa fascia, allora, di età qua, ovviamente te lo posso dire, la scelta sarà obbligata, cioè non potevi scegliere altro. Non è che ci hanno tanta scelta, no. Con un padre e un zio romanista, cioè, non è che... Esatto. Ok, bene, allora, ragazzi, io cosa possiamo fare? Passiamo a vedere cosa hanno studiato loro, Luigi. Dai, va bene, se avete una sfida da lanciare. Io è tutto il pomeriggio che sto aspettando questa cosa, perché anch'io. Io ho dato carta bianca a Cristian, mi ha detto che ce n'è una bellissima. Allora, ve la faccio vedere. Prima io, ok, questa è molto bella. Poi avrò un aiutante che ve la fa vedere. Anzi, vi chiamo prima l'aiutante, aspettatemi un attimo. Anche lui è mutandato, però. Sì, esatto. Sì, che lui è la prossima volta mettiamo i perizomi sotto. Aspetta, allora, Aglobbia qua. Avete a papà quella cosa che... Aspetta, presentiamo questa splendida fanciulla. Ciao, Glo! Ciao! Da sotto un bacio, perché è una sfida che devo dare a qualcun altro e fai vedere. No, devi pure il nome. Vai. Ecco, questo è il livello proprio successivo. Questo è il livello massimo, cioè è impossibile da raggiungere. Sì. Hai visto il livello proprio successivo, no? Io ve lo faccio un livello, capito? È proprio così, no? Sobu, baci, sobu, vira, sobu, baci, sobu, vira, sobu, baci, vira. Però è il livello proprio... Quanto c'è che sta imparando? È importante anche il testo, però. Soku. Allora, è soku, baci. Ok. Soku, vira. Cristian Presciutti, campione del mondo 2011. Io penso che Ale tra qualche anno mi capirà se dovrà incominciare. Certo. Esatto. Non vedo l'ora di imparare sopo. Io lo dico, è proprio, cioè, diventa proprio una cosa veloce, vedi, aspetta un attimo, Cri, allora tu lo sai fare questo, oramai sono anni che lo stai studiando, io vorrei vedere Nicolas. Ti dico la verità, ho proprio fatto finta ad ascoltare, perché l'ho visto dalla Clo all'inizio, ho detto no, vabbè, faccio finta, sono messo così,
Grande, bravo. È una cosa tipo così, cioè, ne fa così tanti che io la guardo e dico, ma che fa da scuola queste cose? Esatto. Scusa Cri, e chi avresti indicato come possibile sfidante? Scusa per questa cosa impossibile. Come possibile sfidante, io e Nicolas abbiamo due nomi, perché giustamente siamo in due e vogliamo vederne altri due che riescono a fare questa cosa. Allora, aspetta che ti metto una sigla per la scelta dei nomi. Signore e signori, Christian e Nicolas Presciutti sfidano a Soku Soku Baci Baci questi nomi. Vai, Christian. Io sfido un mio grande amico, ex giocatore, soprannominato Pettirosso, l'untore Pettirosso, Arnaldo Dettetti. Hai tirato fuori il coniglio dal cilindro qua. Anche il cinghiale dal cilindro. Ne ha un po' di soprannomi, Arnaldo. Allora, ragazzi, noi stiamo andando avanti da circa 45 minuti in questa diretta incredibile. Abbiamo la fortuna di avere, insomma, dei grandi nomi della pallanuoto italiana. Ci stanno seguendo anche un sacco di giovani, di ragazzi di under 15, under 16 che stanno iniziando a vivere l'emozione della pallanuoto. Voi avete raggiunto degli obiettivi, avete raggiunto la vostra missione di vita, chiamiamola così. Quali sono le cose che vi hanno dato la forza, il messaggio che volete dare ai ragazzi che iniziano questo sport meraviglioso che è la pallanuoto? Vai, Greg, è tuo. Io? Guarda, allora, prima di dirti questo, che già ce l'ho in mente, Nicola sta anche un altro nome. Sì. Io stavo aspettando quello, prima di parlare di serietà. Vai. Secondo nome. Sto seduto, meno male che sto seduto, aspetta. Preparatevi perché il mio è un nome pesantissimo. Ah, è vero, sì. Valentino Gallo. No, non siamo degni. C'è solo visto che invece de Soku di Casuga vale. Allora, Ale... Alessandro, come hai recepito questa nomination di Arnaldo Valentino? Io mi sa che getto la spugna, non ce la faccio più. Stiamo raggiungendo livelli proprio epici. Alla seconda puntata. Sì, esatto. Si raggiunge l'epicità. No. Però chiamiamo Sky la prossima volta, perché cioè, iniziano ad esserci nomi troppo grandi. Senti. Ale, devi impararlo però, perché lo dovrai far rivedere la prossima settimana. Ragazzi, io faccio così e poi monto un video in cui lo fa una bambina sotto di me. Perché... secondo me, se provate tutti voi, diventa virale e potete abbandonare il vostro lavoro. Se no, Cri, prestaci tua figlia per un po' di settimana. Bravo. Ale, metti la tua faccia sotto il corpo della figlia di Christian. Esatto. Christian e Nicolas, c'è anche vostro fratello comunque che probabilmente vi starà guardando. Vogliamo fargli anche un saluto a... Beh, il nostro fratellino. Io chiamo esatto. Un fratellino, ma è più alto e più grande sia di me che di Nicolas. Certo. Manco poco, di tanto pure. Bene. Adesso lui è a Catania, giusto? Ma vive anche a Catania o è a Roma in questo momento? No, è a Latina quest'anno, è passato a Latina. Ok, perfetto. E, insomma, tutto quello che potevo sbagliare l'ho sbagliato. Esatto, no, Luigi, lo so, se vuoi, era meglio che dicessi che Brescia in Veneto. Esatto. comunque, guarda, il fratello, cioè, Daniel non sappiamo dov'è, ma sicuramente sarà in qualche casa, come tutti noi, mi sa. Certo. Sì, occhio e croce. No, lui c'è la fortuna che sta a casa con papà. Quindi... Ah, cavolo. C'è anche la sua piscina, fratelli, al giardino. Anche io ho i fratelli in casa di papà e mamma serviti e riveriti, e vicino un appartamento capito. Con figlia e moglie a subire. Il cane non ce l'hai, il cane. No, c'è un gatto che c'è, lo lancio dalla finestra tra poco, però non diciamolo.
Allora, torniamo su allora, Luigi, vai, scusate, se, dicevi, se, esatto, se abbiamo capito bene, Cristian e Nicola Spresciutti hanno sfidato due nomi importanti, che sono Arnaldo e Valentino, giusto? Come giusto. Li contattate voi, gli date voi una messaggio, un audio per vedere se poi verranno qua in trasmissione da noi con l'angolo di Ale di Somma. Possiamo provarci, dai, proviamo a dirglielo, male che vada, poi dobbiamo avere l'aiuto di Ale. Cioè, quello ovviamente. Lui sta con le convinzioni. Tra l'altro, non so se vi... Occhio che il cachet di deserti è molto alto, io te lo dico, secondo me, per entrare in trasmissione ti chiederà almeno 2.000 euro. Quindi quello che intendeva Cristian è che li chiamiamo... E diciamo, ti chiamerà Ale di Somma. Ciao. Date le responsabilità ad Ale. Esatto. Mi raccomando. Tra l'altro, allora, io volevo dire che è vero che è l'angolo di Somma, ma tutte le volte che c'è l'angolo di Somma arriva Nicolò Gitto, quindi... Posso parlare? Io punto a lui, anche perché quando si parla di Facebook, Instagram, c'è solo un maestro qui dentro. Cioè... L'influencer per eccellenza della pallanuoto. Comunque, soldi per Arnaldo mi sa che non ce ne sono, lo pagheremo a panettoni, visto quello che sta mangiando. A viveri. Esatto. Allora, un panettone. Ci conviene? Caduto. Venite voi, non lo so. Guarda. È vero. Sarebbe allora, possiamo... pagare me il cibo, è peggio che i soldi. Allora, siamo arrivati, mi dicono che siamo ormai alla fine. Io volevo però chiedervi un messaggio, insomma, dopo questa intervista, devo ringraziare Ale e Nico per aver avuto la possibilità di poter parlare, insomma, familiarmente con voi. Cristian e Nicolas, per i ragazzi che ci stanno ascoltando, che cosa bisogna fare per diventare dei campioni come voi? Guarda, ragazzi, parlo io perché... ho 37 anni e da 10 anni che gioco a questo fantastico sport. Io mi sono innamorato di questo sport da piccolo, per me non c'è cosa più bella. Solo 10? Ti sei innamorato pure dopo, capito? Comunque, a 27 anni ti sei innamorato? A 27 anni hai iniziato? Esatto. A 10 anni ho detto. Lo so bene. Quindi? Un consiglio che do ai ragazzi sicuramente è intraprendete questo sport, perché oltre a formarvi fisicamente vi fa fare delle esperienze di vita che nella vita non affronterete mai, perché la squadra è la cosa più bella che ci sta, condividere gioie e dolori con i propri compagni di squadra, sconfitte e vittorie, è una cosa che poi quando smetterai nella vita ti sarà molto utile. Il mio consiglio è quello di giocare a pallanuoto, perché per me è lo sport più bello del mondo. Giochi con la palla, stai in acqua, ti diverti e te fai un bel fisico. Esatto. Quello ti pensi tu e ragazzi, e poi, guardate che belli che stiamo quando andiamo in acqua. Cioè, ladies and gentlemen, esatto. Cristian Presciutti, Nicola Presciutti, Nicolò Gitto e Ale di Somma. Grazie ragazzi! Grazie a voi! Grazie. Ora, puntata pazzesca, Simo! Salutiamo insomma i ragazzi che sono qua con noi, ma ringraziamo anche Francesco e Alessandro Brambilla di Civese che hanno partecipato nella prima parte della nostra puntata con Celia, Alessandro e Amarius Perez. Noi ci vediamo settimana prossima con una serie di nuove sfide, poi l'angolo di Somma con i due nuovi sfidanti, andremo a chiamarli, poi cercheremo di capire come andrà. Signori, grazie mille, viva la pallanuoto, viva questo sport fantastico, ciao a tutti! Ciao ragazzi, grazie, bella, ciao ragazzi, grazie. Grazie a te Ale. Grazie. Alla prossima, Ciao ragazzi.